Bentornati ancora con noi amici di TG Architettura. In apertura, come di consueto, parliamo di attualità. Via libera del Senato infatti alla delega fiscale. Con 167 sì, 12 no e 50 astenuti, l'Aula ha approvato il DDL che delega il Governo ad adottare una serie di decreti attuativi per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. È stata quindi confermata la riforma del catasto, che al suo interno, oltre alla revisione dei sistemi di tassazione degli immobili, introduce un regime fiscale agevolato per la messa in sicurezza e la riqualificazione degli edifici. Il collettivo spagnolo di artisti urbani Boa Mistura ha da poco completato a Panama un intervento su uno degli edifici della Città del Sapere, nell'ex base militare di Clayton. Il nuovo progetto, che ha rinnovato la facciata del padiglione fieristico, antico tempio ecumenico di Clayton, ha coinvolto circa 50 studenti di architettura e disegno industriale della Istmus, Escuela di Architettura e Disegno de America Latina y el Caribe. E ad aprire la stagione espositiva 2014 dell'archivio Progetti dell'Università UAV di Venezia è la mostra I Limiti, immagini di architettura dall'archivio di Aldo Andreani. La retrospettiva, che è stata inaugurata lo scorso 12 febbraio, è dedicata a una delle recenti acquisizioni dell'archivio, ossia il fondo documentario dell'architetto mantovano Andreani, una tra le personalità più eclettiche dell'architettura italiana del primo Novecento. Il corpus principale del fondo è costituito da quasi un migliaio di disegni che illustrano circa 90 progetti di edificazione, di restauro monumentale e di pianificazione urbana. E parliamo ora di un concorso. Cement Design Microfloor, azienda che produce e distribuisce materiali a base cementizia per la progettazione ecocompatibile, promuove il concorso di idee Color Brainstorming, che prevede la presentazione e lo sviluppo di una qualsiasi forma artistica quale espressione di un colore della gamma Microfloor. Fino al 30 marzo, ogni settimana, una giuria di esperti sceglierà un colore della gamma Microfloor, sulla base del quale i partecipanti potranno creare e inviare le proprie proposte. Il vincitore della settimana avrà visibilità sulle pagine del social network di Cement Design Microfloor e maturerà il diritto a partecipare alla fase finale, che vedrà l'assegnazione del primo, secondo e terzo posto tra i 45 vincitori dei vari concorsi settimanali.